il giudice Frank Jacobucci, una delle menti giuridiche più influenti che il Canada abbia avuto, in particolare per quanto riguarda i diritti, che sono il mezzo per costruire un paese aperto e democratico nel quale anche quelli con nomi strani possono arrivare al vertice. Seeing Italian Canadians in different positions, no matter what they are, is important. And I think I believe that's the underlying importance, because in previous times people with my name or your name wouldn't get the attention. Alla presentazione del libro intervista dedicato alla vita del giurista italo-canadese è stato lui stesso a mettere in rilievo come il suo lavoro sia sempre stato ispirato dalla volontà di affermare i diritti individuali e collettivi sanciti dalla Costituzione canadese. When the Charter of Rights and Freedoms came into the Constitution of our country, one of the important provisions was equality. Equality. Everyone has the right to be treated equally. La conversazione tra Jacobucci e Eleonora Andretta, autrice del libro intervista, si è svolta al Columbus Center di Toronto. Dice Omni News Italian Joe Arcuri, presidente di Villa Charities, proprietaria del centro culturale. Well, I think it's important because it reinforces our commitment to civil rights and our the efforts that our members from our community have made. Justice Jacobucci has been a predominant leader in that. È impossibile riassumere la carriera di Frank Jacobucci in poche frasi. Ricordiamo semplicemente che è stato il primo e finora unico componente della Corte Suprema di origine italo-canadese. Dopo il suo ritiro dalla Corte nel 2004, Jacobucci è stato un modello, un'ispirazione e spesso un mentore per tutti gli italo-canadesi che si occupano di diritto e giurisprudenza. Un esempio è Marco Mendicino, ex ministro federale e in precedente procuratore della Regina, che ha studiato sulle sentenze di Jacobucci. His ability to articulate ideas that defend human rights was second to none. He is a stellar jurist, he's an outstanding jurist. L'ex senatore Condinino, ricordando come la nostra comunità sia stata a lungo marginalizzata in Canada, sottolinea l'importanza di figure come Jacobucci per tutti gli italo-canadesi. Nella mia opinione era nel top, proprio sopra a tutti di quello che io dico, guarda la nostra comunità, guardo a queste persone, lui per me è numero uno. La collana Identità, di cui il volume dedicato al giudice Frank Jacobucci è la quinta uscita, è curata dall'Italian Chamber of Commerce of Ontario e i volumi possono essere ordinati nel sito della Camera di Commercio medesima www.italchambers.ca. Il prossimo volume, il sesto, sarà dedicato all'urbanista Cristina Giannone. Gian Pietro Nagliati, Omni News, Toronto.